Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video ti spiego tutti i principi attivi con i quali vengono creati i farmaci. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo del principio attivo fentanyl. A cosa serve? Indicazioni. Posologia. Medicinali che contengono il principio attivo fentanyl. Controindicazioni. Avvertenze. Interazioni. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Gravidanza e allattamento. A cosa serve? Il fentanyl, anche conosciuto come fentanile o fentanyl, è un farmaco oppiaceo derivato dalla morfina, il famoso alcaloide estratto dal papavero da oppio. Rispetto al suo precursore, che vanta già spiccate proprietà analgesiche, ha un effetto 30-80 volte superiore, ma un'emivita più breve, circa un'ora contro le 3 della morfina. L-fentanil viene generalmente somministrato prima o dopo l'intervento chirurgico come anestetico o come sedativo barra analgesico post-operatorio e nella terapia del dolore cronico di origine tumorale. Il fentanil è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale, per via inalatoria, per via transdermica, attraverso l'applicazione di un cerotto transdermico, e per via parenterale. Il fentanil è disponibile per la somministrazione orale, transdermica, parenterale e via inalatoria. Il fentanil può essere prescritto con ricetta RNR-OSP. Indicazioni. L'utilizzo del fentanil è indicato per trattamento del dolore episodico intenso in pazienti affetti da patologie neoplastiche che sono già in terapia con altri analgesici oppioidi per il trattamento del dolore cronico oncologico. Il dolore episodico intenso è un'esacerbazione improvvisa del dolore che già affligge i pazienti malati di cancro. Trattamento del dolore cronico di tipo neoplastico. Inoltre, come accennato, il fentanil è impiegato in campo anestetico prima degli interventi chirurgici e come sedativo e barra o analgesico post-operatorio. Posologia. Il fentanil è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di formulazioni farmaceutiche che consentono l'assorbimento del farmaco nella cavità orale, come compresse orosolubili, compresse sublinguali, pastiglie orosolubili per mucosa orale e film buccale. Somministrazione per via inalatoria sotto forma di spray nasale. Somministrazione transdermica sotto forma di cerotto transdermico. Somministrazione parenterale sotto forma di soluzione iniettabile. Per evitare la comparsa di pericolose reazioni avverse, durante il trattamento con il farmaco, è necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di fentanil da assumere, sia per quanto riguarda la frequenza delle somministrazioni e la durata del trattamento. Trattamento del dolore episodico intenso. Per il trattamento del dolore episodico intenso, solitamente, si somministra il fentanil per via orale o per via inalatoria. La dose di farmaco da somministrare deve essere stabilita dal medico su base individuale. Generalmente, si inizia il trattamento con basse dosi di fentanil che verranno gradualmente aumentate fino al raggiungimento del dosaggio ideale. È importante ricordare che il fentanil non dovrebbe essere utilizzato per il trattamento del dolore episodico acuto in pazienti che non assumono regolarmente farmaci oppioidi o che non li assumono da almeno una settimana, poiché, in questi casi, la somministrazione del farmaco può aumentare il rischio di insorgenza di depressione respiratoria e barra o di arresto respiratorio. Inoltre, è bene sapere che l'utilizzo dello spray nasale è controindicato in pazienti che soffrono di frequenti episodi di sangue al naso. Trattamento del dolore cronico. Per il trattamento del dolore cronico si utilizza il cerotto transdermico a base di fentanil. I cerotti transdermici sono dotati di un serbatoio centrale contenente il farmaco. Esistono cerotti con dosaggi differenti ed ognuno di essi rilascia una quantità ben precisa, direttamente proporzionale alla sua superficie, di fentanil per circa 72 ore. Dopo la prima applicazione di fentanil cerotti, le concentrazioni plasmatiche sufficienti per un'analgesia ottimale vengono raggiunte soltanto dopo 10-14 ore. Anche in questo caso, il medico stabilirà qual è il dosaggio ottimale da utilizzare in ogni ciascun paziente. Utilizzo del fentanil in campo anestetico o come sedativo barra analgesico post-operatorio. Quando utilizzato in campo anestetico o come sedativo barra analgesico post-operatorio, il fentanil viene somministrato per via intramuscolare o endovenosa. Il medicinale verrà somministrato solo ed esclusivamente da personale altamente specializzato.
medicinali che contengono il principio attivo fentanil, Algedon, Durfenta, Durogesic, Fempatc, Fentalgon, Fentanil Aristo, Fentanil Zentiva, Fenticer, Fembel, Instanil, Matrifen, Bellofent. Controindicazioni. L'utilizzo del fentanil è controindicato nei seguenti casi: in pazienti con ipersensibilità nota allo stesso fentanil, in pazienti che soffrono di un dolore di breve durata diverso dal dolore episodico intenso e dovuto ad altre cause, come lesioni, interventi chirurgici cefaleo e emicranie, solo quando si utilizza il fentanil per il trattamento del dolore episodico intenso, in pazienti con depressione respiratoria o con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO, in gravidanza, soprattutto durante il travaglio, durante l'allattamento. Avvertenze. Prima di assumere il fentanil, è necessario informare il medico se si ha una lesione alla testa, si soffre di patologie respiratorie, si è affetti da miastenia grave, si è ipotesi e barra o bradicardici, si è affetti da patologie epatiche e barra o renali, si è affetti da tumori al cervello o se si soffre di ipertensione endocranica. L'assunzione contemporanea di fentanil e alcol andrebbe evitata, poiché quest'ultimo aumenta la sonnolenza indotta dal fentanil. Quando si utilizza il cerotto transdermico a base di fentanil, è necessario informare il medico se compare febbre. Questo perché la velocità di rilascio del farmaco dal cerotto aumenta se il paziente ha un'elevata temperatura corporea. Quando la temperatura corporea oltrepassa i 39 gradi, il conseguente iperdosaggio potrebbe deprimere in maniera importante il centro del respiro e far entrare il paziente in coma. Per lo stesso motivo va evitata l'esposizione a fonti di calore, anche artificiali, coperte elettriche, saune, bagni caldi, esposizione diretta e prolungata alla luce solare. Per abbattere il rischio di overdose, il paziente dovrà inoltre rispettare rigorosamente quanto stabilito dal medico e le avvertenze riportate sul foglietto illustrativo. Il fentanil può diminuire la capacità di guidare veicoli e barra o di utilizzare macchinari, pertanto tali attività dovrebbero essere evitate. Per chi svolge attività sportiva, l'utilizzo del fentanil senza necessità terapeutica costituisce doping e comunque può determinare positività ai test antidoping anche quando il farmaco è assunto a scopo terapeutico. Interazioni. L'assunzione contemporanea di fentanil e dei seguenti farmaci può aumentare gli effetti dello stesso fentanil: antimicotici azolici, come chetoconazolo, itraconazolo, eccetera. Macrolidi, farmaci antibiotici. Alcuni antivirali, come, ad esempio, il ritonavir. Inibitori delle monoamminoossidasi, o IMAO, farmaci impiegati nel trattamento del morbo di Parkinson e della depressione. Farmaci contenenti alcol. La somministrazione concomitante di fentanil e di buprenorfina o pentazocina, invece, può ridurre gli effetti dello stesso fentanil. Inoltre, il fentanil può intensificare l'effetto di farmaci che sono in grado di indurre sonnolenza. Fra questi, ricordiamo: altri antidolorifici oppioidi, anestetici generali, miorilassanti, antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici, alcuni antistaminici, clonidina, un farmaco antipertensivo. Ad ogni modo, è sempre bene informare il medico se si stanno assumendo, o se sono stati recentemente assunti, farmaci di qualsiasi tipo, compresi i medicinali da banco e i prodotti erboristici e omeopatici. Effetti indesiderati: può provocare una respirazione lenta o superficiale, una temporanea interruzione della respirazione, rigidità muscolare, convulsioni, euforia, bassa frequenza cardiaca, bassa pressione sanguigna, sonnolenza, nausea, vomito, vertigini, costipazione e ritenzione di urina, debolezza visiva, sudorazione e singhiozzo. Raramente sono state osservate crisi epilettiche. Può provocare un senso di costrizione alla gola. La respirazione può tornare a essere lenta o superficiale qualche tempo dopo l'operazione. La somministrazione a lungo termine può causare dipendenza e nei bambini può essere causa di alterazioni delle funzioni motorie, aumentata sensibilità e sintomi d'astinenza dopo l'interruzione della somministrazione. L'ipersensibilità si manifesta con prurito, eruzioni cutanee, protuberanze sulla cute o senso di costrizione al torace. Può provocare una metaemoglobinemia. Ciò significa che la sostanza metaemoglobina può venire prodotta nel sangue per effetto del fentanil. La metaemoglobina è molto simile all'emoglobina, la sostanza presente nei globuli rossi che rifornisce il corpo di ossigeno. La metaemoglobina, tuttavia, rende difficile il rilascio dell'ossigeno nel corpo. Sovradosaggio. In caso di assunzione di dosi eccessive di fentanil, possono manifestarsi sintomi come depressione respiratoria, bradicardia, grave sonnolenza, cute umida e fredda, difficoltà a camminare o a parlare, giramenti di testa, confusione. Qualora si sospetti un sovradosaggio da fentanil, è necessario informare immediatamente il medico e chiedere assistenza sanitaria.
gravidanza e allattamento. L'utilizzo del fentanyl in gravidanza non è raccomandato, fatto salvo il caso in cui il medico non lo ritenga assolutamente necessario. In particolar modo, è controindicato l'utilizzo del farmaco durante il parto, poiché può causare depressione respiratoria nel neonato. Il fentanyl è escreto nel latte materno, pertanto le madri che allattano al seno non devono assumere il farmaco. Qualora sia comunque necessario assumere il fentanyl, l'allattamento deve essere interrotto, sia durante il trattamento che per un periodo di 48-72 ore dal termine dello stesso. In qualsiasi caso, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono sempre consultare il medico prima di utilizzare qualsiasi tipo di farmaco. Fonte, scheda principio attivo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo principio attivo esaminato.